Bella di raga Power Ro. Bella di raga Power Robi, oggi due unboxing per la moto. Di cosa si tratta? Apriamo subito. Belli. Tempo fa abbiamo urtato un'auto che mi ha tagliato la strada. E ho rovinato le pedivelle poggiapiedi in gomma e si è piegato anche tutto quanto, anche la leva del cambio si è piegata. Prima ho smontato tutto, ho raddrizzato usando un tubo la staffa dove entrano i gommini poggiapiedi. E sono riuscito ad raddrizzare anche il cambio, anche se con una fatica non indifferente. Quindi ho ordinato questi. Questi qua sono universali. La marca è la stessa delle manopole del monopattino. Quindi li apro, vediamo come sono. Eccoli qua. Della Pro Taper, hanno il foro e il foro grande per la linguetta che serve a non farli ruotare, per tenerli fermi. Li ho presi neri, rossi e bianchi. Ci sono di vari colori, sia la gomma sia la scritta di vari colori. Io ho preso questi perché sono più semplici e stanno bene sulla mia moto. Il secondo unboxing è questo. Eccolo qua. Sono delle indicatori di direzione. Ci sono di vari colori, con il LED che emette vari tipi di colori. Io ho preso queste in giallo, sono gialle, sono molto 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 sottili, sono molto 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 flessibili perché quelle che avevo sono cotte dal sole e si è spezzata qua. Allora ora le sostituisco con queste. Hanno un bel effetto ottico che praticamente si accende il LED da qua che va di là, così molto figo. Qua c'è il filo. Anche per montare questo ho dovuto smontare la moto, ma ho già visto che non è sufficiente perché il filo è troppo corto, quindi dovrò per forza saldare i fili, quindi tagliare quelli originali, saldarli, mettere la termoretraibile. Queste sono quelle vecchie, questa era rotta perché ci ho picchiato contro il cerchio della macchina. Questa è quella sana che però comunque è rotta un po', sono usate, ormai sono un po' di anni che le usiamo. E queste sono quelle nuove, la differenza è che quelle nuove sono leggermente più lunghe, meglio perché così almeno appoggio meglio il piede. L'attacco quasi uguale, adesso proviamo a montarle. Ecco qua. Vanno dentro perfettamente, si muovono appena appena, ma va bene. Questa era tutta storta, proprio a ricciolo faceva così. L'ho raddrizzata, anche questa era un po' storta, l'ho raddrizzata, anche questa era storto. L'ho raddrizzato pure quello. Ho usato un tubo, questo tubo qua. Questo tubo qua ho usato più martello, martellate da paura, e alla fine ce l'ho fatta. Adesso mettiamo questa.
qua, belle. Un po' grosse, però vanno bene. Costano una sciocchezza, tipo soliti 1 euro, 1,50 euro neanche. È la spedizione che alla fine ti viene a costare 58 peso di spedizione. Paghi più la spedizione che il pezzo. Infatti dovrò prendere abitudine di acquistare più di una cosa dallo stesso venditore, così almeno paghi una sola spedizione. Vai, pazienza. Adesso qua le frecce, ho smontato tutto per arrivare fino a qui, ma cioè, questo è il filo, parte da qua, gira di qua e arriva qua. Nino, fai bravo, eh. Mentre quelle nuove, il filo è davvero troppo corto. Come fai da qua arrivare fino a là? Non puoi. Allora niente, semplicemente taglierò i fili qua sotto nel parafango, li taglio qua, queste le butto via, questa è rotta, e salderò i fili e basta. Alla fine faccio prima e viene anche meglio, perché con i fili saldati almeno sono sicuro che il collegamento c'è. Quindi ecco come stanno rispetto a queste. Adesso ho tagliato il filo, direi è più bello così. Purtroppo rimane il buchino qua, fa niente, queste comunque se le tocchi non gli fai niente. E poi le metterò anche qua davanti, io ho già smontato tutto, ho già tagliato i fili di quelle vecchie, poi ci metto la termoretraibile e tiro indietro un po' questo tubetto qua, adesso li saldo qua così e siamo a posto. Prendo il tester e devo provare qua a capire qual è il più, qual è il meno. Dovrebbe essere l'arancione il più e il verde il meno. Proviamo prima di saldarle. Purtroppo mi sono accorto che non si accendono tutte perché lampeggia molto veloce. Probabilmente va aggiunto un relè, non lo so, non sono certo. Non accendono tutto perché sente forse una differenza di resistenza. Di là invece funziona giusto, quindi probabilmente c'è da aggiungere un relè. Non fa tempo, è troppo veloce il click, il contatto. Bene, ora ho montato le frecce, sono molto belle a vedersi. Questa non lo so perché è un po' storta, sono belle a vedersi, quasi non si notano, fanno una bella luce, ma purtroppo non si accendono completamente, quindi devo indagare. Sicuramente c'è da eliminare la intermittenza e collegarle direttamente, perché hanno già loro all'interno l'intermittenza. Il problema è che non so dove l'hanno messa, forse dentro nel faro anteriore. Devo aprire il faro anteriore e guardare bene, già che ci sono, almeno gli do una pulita anche. Comunque frecce, pedaline, ci ho messo un po' di ciano acrilico sulle pedaline, così non si muovono, non si spirano. E per oggi è così. Oggi sono stanco, domani svito il fanale, apro il fanale così do una bella pulita al vetro, e sicuramente lì all'interno ci sarà la intermittenza che devo eliminare e collegarle direttamente,
anche perché tanto non consumano molta corrente, basta un semplice interruttore, non penso serva il relè, non penso, nel caso lo vado a comprare, tanto costa pochi centesimi. Bella lì, Power Robi, Filippine.